Allora, siamo qui con Cristian Dallemura, ragazzo della Primavera, molto molto promettente, molto molto interessante, e oltretutto orgoglio toscano perché, come tutti ben sapete, Cristian è nato a Pietrasanta, anche se è più grosso di me del 2002, però insomma è molto molto giovane e si spera possa costituire il futuro della Fiorentina, comunque un elemento importante per la Fiorentina. Senti Cristian, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Ti vedo anche un po' comunque emozionato perché a breve tu partirai per un mondiale, non è una cosa che capita sono tutti i giorni abbastanza strani. E quindi c'è da cercare la concentrazione, c'è da cercare comunque di essere pronti per un evento che insomma immagino tu sia estremamente orgoglioso di poter prendere parte. Senti, innanzitutto, proprio perché siamo in tema, ti chiedo della nazionale. Tu, oltre che l'orgoglio di vestire la maglia della Fiorentina, hai anche quello di vestire la maglia della nazionale ormai da più di 2 anni, perché hai debuttato con la nazionale Under 15 e sei diventato poi, scalando le gerarchie, capitano della nazionale Under 17 e con Nunziata ormai sei un pilastro della squadra. E quindi ti chiedo, in primis, che cosa significa indossare la maglia azzurra, che emozione è? E poi, tornando un attimo indietro, prima del Mondiale, all'Europeo Under 17, perché non dimentichiamoci che avete fatto una finale, direi che non è cosa da poco, cosa ti porti dietro di questa esperienza, come ti ha migliorato e quali sono quelli che ritieni i compagni che ti hanno impressionato di più della squadra, naturalmente senza scendere troppo in dettaglio, non ti voglio mettere in difficoltà, però insomma hai l'opportunità di essere in squadra con un certo Sebastiano Esposito che tutti conoscono, anche se non prenderà parte purtroppo con voi alla spedizione, ma ho parlato anche troppo, ti lascio spazio. Ma sicuramente indossare la maglia azzurra è motivo di grande orgoglio, penso che ogni ragazzo della mia età sogni questo e sogni di poter un giorno indossarla davanti a 20-30 mila persone. Adesso sì, andremo in Brasile a giocarci il mondiale, abbiamo fatto un bel europeo e anche se in finale con l'Olanda abbiamo perso 4-2, loro erano oggettivamente più forti di noi, magari noi potevamo fare qualcosa di meglio, però vabbè, non stiamo a parlarci perché immagino non è ancora andato via del tutto. Sì. Certo. Sì, vabbè, siamo una nazionale abbastanza forte, sì, parlando appunto di Sebastiano Esposito, sta diventando una certezza nel campionato Primavera, anche se l'è già stato l'anno scorso, adesso è stato chiamato dal mister Conte per l'infortunio di Sanchez. Ovviamente siamo tutti dispiaciuti perché è un elemento in più che poteva farci comodo in Brasile. Ovviamente. Certo. Senti, spostandoci poi proprio sulla squadra, perché comunque anche l'orgoglio, come ho sottolineato in precedenza e come naturalmente immagino lo stesso valga per te, giocare nella Fiorentina per noi che siamo, oltre che addetti ai lavori tifosi, un grandissimo onore poterne parlare. Per chi può indossare anche la maglia, oltretutto è una soddisfazione in più. E il campionato è iniziato e dobbiamo dire sinceramente piuttosto bene, anzi bene, per essere più precisi, e quindi vado a chiederti, diciamo, gli obiettivi che vi siete prefissati con Mister BG, che è il tuo rapporto, come ti trovi comunque in Primavera, perché è il tuo anno d'esordio e comunque sei diventato subito titolare, una certezza, hai giocato sempre alla grande e sei il più giovane dei titolari, anche questo è un motivo sicuramente di vanto. E insomma, come ti trovi anche lì, quali sono i compagni con cui hai legato di più, come ti sei, diciamo, iniziato ad ambientare in questa nuova realtà ad un livello comunque superiore, perché la Primavera è lo scalino proprio prima di iniziare il professionismo vero e proprio. Ma sicuramente sono molto contento della fiducia che mi ha riservato il mister Bicica dall'inizio. E sì, vabbè, per parlare degli obiettivi ci siamo prefissati soprattutto l'obiettivo di fare un campionato da protagonisti, ovviamente sempre cercando di vincere qualcosa. L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia con una bella squadra, onestamente. E sì, anche lì siamo una bella squadra, abbiamo elementi che giocano in Fiorentina come me da un po' di anni. Ho legato soprattutto con Fabio Ponzi, che ha praticamente fatto la mia stessa vita, via Regina anche lui come me, ma anche con Fiorini, altri 2001, i gemelli di Rozzi. Tutti giocatori molto bravi, anche loro in nazionale.
Sì, abbiamo cominciato abbastanza bene, non appunto abbiamo giocato 2 settimane fa o forse qualcosa di più qui al Franchi contro la Roma. Abbiamo fatto una buona prestazione davanti anche alla società, a Barone, a Antonioni. Siamo molto contenti anche soprattutto di questo, che la Fiorentina sembra che stia cercando sempre di più di puntare sul settore giovanile, anche perché giocare in un campo da Serie A non è da tutti. No, ecco, ti interrompo un secondo, certo. Filippo, proprio su questo. Com'è giocare al Franchi? Tanta roba. Penso che nessuno alla nostra età sia abituato a giocare in dei campi così, così belli e così rappresentativi come quello di Firenze. Spero che ce ne possano essere altre durante la stagione.